Andiamo al Giunes, chiamiamo tutti quanti. Una volta che vado a quel cacchio di ascensore si apre l'altro. Siamo tutti qui, entriamo nella TV. A questo giro Kanji, quello che è puntato dritto dritto all'obiettivo. Eccoci qua. Trovate qualche traccia? Dimmi tutto, lo troverai in un attimo. Allora, hai scoperto altro su Naoto-kun? Capisco, quindi si sta impuntando su questo caso. Beh, a quanto pare lo è. Ora lo cerco. Cos'è, una stazione TV? Sembra più un bunker, però. C'è pure un graffito lì. Non sca ne koko. SF chic te yu ka. Ah, wakatta. Tokusatsu no himitsu chic pokku da. Live action. Ah, gakin koro akogareta tsu ne. Federman, oddio. Shindoi rashii yo, genba. Taki to ka hi no naka to ka yoyu de honnin tobikomu rashii shi. Ma otoko no roman no kiso da na. Ma so. Anche Futaba lo guarda. カンフーと一緒でアクションだしね。それに秘密基地って響きも結構ときめくよね。Sono d'accordo. 実は私も小さい頃、ユキコンチの裏山で作ったことあってさ。 È vero, me lo ricordo. 殺気を伝授されるわけよ。あちょ! Salute. それは基地じゃねえだろ。けど考えてみると、この特撮っぽい場所って Naoto no kokoro ga demoto nan da yo na. Già. Da to suruto kekkou kawaii toko anno kamo na. No, 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 io penso che in realtà sia maturo, ma che nasconda un segreto. Non sarebbe per altro un nascondiglio segreto. Allora, l'altra volta abbiamo portato Teddy, Chie e Kanji al boss finale della zona. Non ci siamo trovati male, ma Mitsuo, mamma mia, che schifo di personaggio. Vediamo. 46, 52, 47, 51, 50, 49. Dobbiamo sicuramente portare Yukiko Yosuke. Teddy. Bene, così eventualmente già copriamo ghiaccio, fuoco e vento. Entriamo dentro. Buona fortuna. Intruso sconosciuto rivelato nella struttura, minaccia livello giallo. Guardi schierate all'interno della struttura. Attenzione, 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 intrusi, abbandonare immediatamente la struttura. Ripeto, abbandonare immediatamente la struttura. Ah, intrusi, si riferisce a noi, giusto? Allora, avevo comprato dei costumi. Ho sbagliato, però vabbè, lo dovevamo fare comunque. La musica mi piace. Il Jinbei da Festival, ma pensavo fosse una roba solo femminile. In realtà non è male. Però Teddy, Poi Yosuke c'ha le pannocchie grigliate. Sembra un venditore di pannocchie, cazzo. Va bene, avanziamo. Come struttura mi piace. Va bene, questo pezzo, ecco, tieni. Questo pezzo sembra molto da muratore con, diciamo, i ponteggi appena fatti. Però, altra roccia e un albero. Allora, io tenterei, giusto per la roccia, il fulmine. Riflette l'elettrico, Debole al vento. Bene. Ottimo il fatto che ci fai vedere tutte le abilità. Doppio colpo e fiumana di colpi. Sono abbastanza sicuro che questo sia debole al fuoco. Quindi proviamoci. Lui riflette il vento. Certo, vai, ci... ho sbagliato, avrei dovuto fare il fuoco. Brava. Bravissima. Grazie. Lo sapevamo tutti, però sai, volevo provare lo stesso. La persona nuova di Yukiko non mi dispiace. Mi fa strano che però sia invisibile, diciamo. È carina, però è strana. Teddy vestito così sembra un venditore di pesce, invece. Ok, questo lo volevo fare. E anche questo lo volevo prendere. Però puntiamo i punti esperienza. Voglio pam, 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 aumentarli il più possibile. 1000 punti esperienza. Beh, ci sta. Wow. Com'è sci-fi tutto ciò.
Vediamo. Ah, di nuovo gli innamorati e i sassolini. Dunque, abbiamo detto, sei debole al vento. Tu, boh. Quindi, a questo lo attacchiamo e basta. La madonna, che culo. Ecco fatto. Una volta tanto che non ci pensavo neanche a un attacco critico, il gioco me lo... È sempre così. Quando non ti serve, te lo dà sempre. Però sono già contento che già abbiamo subito ottenuto due mani arcane, quindi... Non mi posso lamentare, giusto? Level up e Cerbero. Level up. Masuku Kukaja, che non mi ricordo che cosa fa. Aumenta precisione del gruppo. Bene. E Amrita cura tutte le alterazioni. Rafael diventerà sicuramente un'ottima persona. Dobbiamo solo mettergli la resistenza all'oscurità, ma per il resto diciamo che ci siamo. Anche a lei, se riusciamo a mettergli, esatto, una resistenza all'oscurità, possiamo tranquillamente andare benissimo. Questa la voglio mettere perché potrebbe esserci utile non solo a lei, ma anche a chi verrà. Sai, no, sempre il discorso delle fusioni. Sia mai che, appunto, cintura di sicurezza. Riduce vertigini. Vabbè, niente di eccezionale, ma sempre ben accetto. Wow, questa qui rossa è enorme. Ah, di nuovo al Kogan. Si è immune al vento. Benissimo. Proviamo allora con l'elettricità. Dobbiamo leggere quello che ci dice Rise, perché... Metti caso che appunto ci dice che hanno una resistenza e noi non l'abbiamo visto, il messaggio, almeno lo sappiamo prima. Lama dell'ira, forse me la spreco, per carità, però Izanagi lo dobbiamo un attimo risistemare, visto che ha ottime statistiche, ma abilità un po', sai. Medio a tutti i nemici da 2 a 4 volte. Non è neanche chissà cosa, però. Se questo Izanagi riusciamo a fargli evolvere le varie abilità, secondo me otteniamo un'ottima persona. Anche perché non ha senso ricrearlo per dargli, sai, mano di Dio, per carità. Magari ci va di culo che se una di queste si evolve più volte, magari otteniamo comunque un danno fisico alto. Ecco, una cosa bella che questo gioco fa, a differenza di Persona 5, è continuare a spingerti, eventualmente se l'hai fatto bene, a tenere delle persone che hai già. Vediamo. Debole al ghiaccio. Perché ho l'impressione che lei invece lo riflette il ghiaccio. No, non lo riflette però. Aia, ah, che culo, bravo. Bravo amico mio. Perokuma. Sono sperato nella mano arcana. Comunque, ad ora questo qua è il posto migliore. Ovviamente uno direbbe anche grazie al cazzo, dove abbiamo ottenuto le carte migliori. Una ne abbiamo ottenuta, però già che le ottieni di livello 6 vuol dire già molto. Ed ecco le scale. Ah, questo giro si scende, non si sale. Eh beh, certo, è una base segreta effettivamente. E siccome, a differenza dell'altra volta, qui ho bisogno di soldi e anche di oggetti, ovviamente per voi taglio, ma mi metterò ovviamente a cercare oggetti e soldi. Tipo in questo caso c'è andata di culo che abbiamo ottenuto un'altra mano arcana e anche Rise. Ci dà le sue manine, piccine piccine. Itmaste! Perfetto, vediamo cosa otteniamo da questa mano arcana. Ok, c'è un bel... che sfiga! Perché non avevo Izanagi a questo giro? Che palle! Non posso cambiare persona, va bene, dai, ottieni questo. Non ci sono abilità da mutare, che... Pensa un po' che sfiga! Abbiamo ottenuto la carta... Una delle carte migliori possibili e non possiamo migliorare un cazzo, affanculo. Sai che ti dico? Io vado avanti con Izanagi adesso. Che se... Adesso che l'abbiamo messo non uscirà mai più quella carta, mai più per tutto il piano. Sicuro, 100%, RTL 102.5, very normal people. Benissimo, altra mano arcana,
con metà denaro, però qua c'è il 5 e c'è Samael. Vabbè, allora facciamo così. Giusto per ottenere il bonus, non per altro. Ah, che sfiga. Il full quando non serve. Cioè, o meglio, sarebbe servito prima. Che sfiga. Ah, giusto. Non abbiamo perso nulla perché la moneta da 5 è il 50% in più. La metà è il 50% in meno. È andata bene. È andata bene. Quanta gente che chiede aiuto qui. Piano successivo. Attenzione, attenzione, attenzione intrusi. Abbandonare immediatamente la struttura. Ripeto, abbandonare immediatamente la struttura. Significa forse che Naoto-kun non vuole il nostro aiuto. Non capisco. Ma per ora continuiamo, senpai. Come probabilmente anche loro avranno pensato, Naoto è qui. Ah, grazie. Di sua iniziativa. Cioè, si è fatto rapire chiaramente per sgamare quello che sta succedendo. Ovviamente quello che sta succedendo non è per nulla quello che lui si immagina. Più che altro vorrei sapere cos'è debole questa. È resistente a tutto. Anzi, in realtà sono più curioso di sapere se in questo gioco ci sono delle abilità oscure e a punto di luce che però non sono le abilità da insta-kill. Perché fino ad ora le uniche abilità di luce e oscurità che ho trovato sono Ama e quell'altra, quella che ti uccidono, tutte e due insta-kill, oscuro e luce. Ok, giusto per aggiungerlo alla collezione. Benissimo, Yukiko è salita di livello. La sua persona così mi piace un sacco, anche perché c'ha quella... Com'è che si chiamava? Aiutami Sabaku, aiutami, me lo ricordo come si chiama la spada lunga, ma non mi viene in mente adesso. Lujigatana forse? No, non è Lujigatana, è quell'altra, ma non mi viene il nome. Il washing pole si chiama, tradotto in inglese tra l'altro. Il pan... il bastone per appendere i panni sarebbe. Benissimo, altra mano arcana. Allora, finalmente. Allora, facciamo così. Uno. Io non mi ricordo mai se la stella è quella che devo prendere o se è quella che ho già. Speriamo che sia come credo. La stella è quella che hai già pescato. Perfetto. Oh, e così otteniamo anche soldi, dai. Quindi, uno, due. Tentiamola per l'arcano, ti prego, dammi qualcosa di buono. Va bene, va bene. Izanagi, dai. Pioggia di frecce. Ottimo. L'abilità che abbiamo appena messo già si è trasformata. Perfetto. Vediamo l'abilità nuova di Izanagi. Fisico pesante a tutti i nemici due volte. Fisso, tra l'altro. Ho solo una curiosità. E voglio testarla dopo. Anzi, voglio testarla già adesso, in realtà. Proviamoci. Perché mi ha aumentato subito l'abilità che abbiamo appena messo. Ma potrebbe essere un caso. Ma se non fosse così, potrebbe andare in ordine. Potrebbe essere che la prima abilità che può evolversi si trasforma e poi tutte quelle sotto. Proviamoci. Ho messo schiva vento per prima, così se troviamo di nuovo la carta ci può andare di culo magari. Vediamo. Perché se si evolve schiva vento in evita o assorbi, blocca, qualsiasi cosa, per Izanagi sarebbe perfetto. Benissimo, mano arcana. Ok, sì, a questo giro nuove carte ci può stare. Perdi una carta pescata. Ah, speravo più Samael. Ah, che sfiga. Va bene, non importa. Siamo a 29.000 yen. Siamo un po' sotto la nostra soglia minima di denaro da tenere. Sai qual è la cosa buona di questo gioco rispetto a Persona 5? Almeno al primo gameplay. Oh, le scale. È che puoi veramente completare tutti i dungeon che incontri già al primo giorno. Mentre in Persona 5 ci sono alcuni dungeon che per forza di cose tu devi fare almeno in due giorni. Per esempio Madarame. Tu visiti la prima volta, poi devi uscire, poi devi rientrare, poi arrivi alla stanza del tesoro e devi uscire un'altra volta per poter entrare a prenderlo poi il tesoro effettivamente. Ci sta come cosa, però ti allunga di molto i tempi. Mentre qua, se sei bravo, riesci a finirlo tutto in una giornata sola. Oltre se sei bravo, se hai anche le capacità e appunto le possibilità in game di farlo. Comunque hai la possibilità di ottenere tutti i giorni successivi in modo da, diciamo, poterteli tenere da parte.
Qua proprio voglio che la mano arcana successiva ce l'abbiamo, ma sicura sicura. Tanto qua non otteniamo nulla, mi sa. Quindi, uno, due. In ogni caso qualcosa ci perdo, quindi. Ok. Oh, beh. Vediamo. Magari ci esce qualcosa di buono. Vabbè. Almeno abbiamo ottenuto i soldi e i punti esperienza, dai. Abbiamo perso solo gli oggetti. È andata molto meglio di come poteva sembrare. Mano arcana. Vediamo che cosa otteniamo. Ok, facciamo così. 1, 2, benissimo. 3, 4 e infine. Perfetto, una nuova. 5. Più punti esperienza otteniamo, meglio è per noi. Che tra l'altro mi sono appena reso conto che noi abbiamo fatto Kinky l'altra volta, ma non lo stiamo ancora utilizzando. Radar dei nemici, benissimo. Potrai vedere i nemici sulla mappa anche nelle zone che non hai ancora esplorato. Onda rilassante. Che cosa fa quella? Penso che ci curi una volta ogni tanto, vediamo. Ripristi il 5% degli SP a fine della battaglia. Minchia. 5 SP a fine battaglia, certo, non è granché, ma alla lunga, se continui a, diciamo, a uccidere i nemici solo a mano, senza usare le magie, sono tanti punti recuperati, eh. Ma dai, è arrivato C in motorino. Oh, Cristo, l'amo quella ragazza. No, sta cosa del motorino è incredibile. Voi non avete idea di quanto sia bella questa cosa. Allora, in Persona 5 c'è la controparte di una volta ogni tanto un companion può dall'angolo sparare ai nemici. Ma questa cosa del motorino è magnifica. Anche perché vuol dire che escono dal mondo della TV, rientrano nel mondo della TV impennando col motorino e gli vanno addosso. Ovviamente è ovvio che non succede, però... qua vogliono proprio che a livello di mano arcana continuiamo da qui fino alla fine del gioco. Certo, nessun oggetto. Però, chi sti cazzi, no? Piano successivo. Attenzione, attenzione, attenzione intrusi. Abbandonare immediatamente la struttura. Sì, sì, sì. Senpai, quando Naoto è comparso nel canale di mezzanotte, ha detto che dovrà sottoporsi a un'operazione di modifica corporea. Significa che Naoto verrà modificato qui. Accidenti, dobbiamo sbrigarci. Chissà che tipo di operazione, eh? Ma qua le ombre sono belle grosse. Non sono niente di, come ho detto, complicato da uccidere, per carità, però. Mano arcana, come al solito. Vediamo. Che culo, che culo. Allora, aspetta un attimo. 1, 2, 3. Allora, vorrei fare la magia, ma se mi esce un altro aumento abilità sarei contento, dai, gioco. Nah, vabbè, non importa. Vediamo se avevo ragione, però. No, è casuale, peccato. Benissimo, è salito di livello. Prima 15 è andata semplicemente di culo. Difesa a tutti i nemici, aumenta la difesa del gruppo e aumenta l'attacco del gruppo. È una buona persona Izanagi al momento. Poi ha un attacco fisico pesante, quindi diciamo che compensa molto. Ha molta resistenza e molto attacco fisico, quindi vai Izanagi, sfondali. Izanagi meglio di Yoshitsune, sicuro. Izanagi for president. Quel coso lì ha le stesse lame che c'ha attorno il Susanoo di Yosuke. E ho paura sia resistente agli attacchi fisici. E invece no. Mano arcana. Non ho nulla da ridire a questo giro. Siamo saliti di livello, benissimo. Vorrei far salire... Manodoro. Presa! Non mi scappi, sei anche bella grossa. Madonna mia. Difesa diminuita, Mettiamo Rafael che ha chance alta di critico. Magari, sai, ci va un po' di culo. E... Meditola! ...515. Perché ho la sensazione che resiste alle magie questo, eh? Assorbe il vento, eh? Ho l'impressione che le mani qui assorbano le magie. Però gli attacchi fisici, no. Quindi... Ah, Kuma non ha attacchi fisici? Me ne sono appena reso conto io. Bravo, storsacchiotto. Ti prego, dammi il moltiplicatore dell'esperienza a questo giro.
anche piccola, anche il 30% mi andrebbe benissimo. Oh, che sì. Ah, giusto, aspetta, abbiamo sempre la mano arcana. Me l'ero dimenticato. Cosa sei? Debole al fulmine. Proviamo. Vediamo se anche ste clessidre armate di... boh, di coso rotante sono debole al fulmine. Ne dubito, però. E infatti, vediamo se sono deboli al vento. Ma giusto sempre per tenerle da... No, lo rifletto addirittura e loro si curano col vento. Ottimo. Almeno il fuoco. Almeno non hanno la resistenza, dai. Benissimo. Dai, ti prego, moltiplicatore. Dai, che sfiga. Però almeno c'è il denaro. Dai, almeno quello. Allora, facciamo così. Questo, 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 questo. Cambia in arcano. Vabbè, non perdiamo soldi, ma non ne guadagniamo neanche. In più, intendo. Peccato. Siamo stati avidi. Siamo stati avidi. 13.000. Buono, dai, buono. Sono saliti tutti di livello, sono molto contento. E ecco le scale. Beh, ci sono altri oggetti, quindi continuiamo un attimo. Siccome negli scorsi dungeon non avevo abbastanza chiavi, quindi... Aia. Questo G... Oh, di nuovo quello lì a forma di dado. Dicevo, negli scorsi dungeon avevo poche chiavi. Non ho potuto, diciamo, controllare tutte quante le ceste. E di conseguenza non abbiamo preso armature. Che per carità, già arrivati a questo dungeon avremmo cambiato di sicuro. Però perlomeno, già arrivati qui avremmo avuto delle armature un filino superiori. Un filino, niente di eccezionale. Però adesso che le chiavi ce l'abbiamo, dai e prendiamo tutto quello che ti troviamo. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. A questo dungeon, da quando abbiamo iniziato la mano arcana, non l'abbiamo ancora interrotta. È incredibile. E Rafael è salito di livello. Bravissimo. E ottiene anche Amrita, che non è male. Amrita ci sta. Anche Yukiko è salita di livello. E anche Rise. Madonna mia, in questo giro tutti. Sì, 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 vi aiuto io. Però qualcuno mandi anche indietro le richieste. Su. Non è che potete... l'homunculus, buono. Non è che potete solo chiedere senza mai dare. Ma guarda quanto sono grosse. Ho capito che quelle grosse grosse sono sempre loro ormai. Mano arcana, vediamo. Allora, carta abilità, nessun oggetto. Cambia in arcano. Evita incontri. Perdere gli oggetti è il minore dei problemi, diciamo. A meno... Sì, 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 adesso mi curo, tranquilla. A meno che proprio non stai cercando un nemico specifico per una missione in cui devi prendere quel determinato oggetto, perdere oggetti fra tutti è il minore dei problemi. Cosa sei tu? Sì, lo so che è un tipo di carro armato antico, però secondo me resiste agli attacchi fisici. Proviamoci. No. Stranamente no. È andata meglio di come pensassi. Di nuovo, nessun oggetto. Chiave, carta, arcano, vediamo. Niente punti esperienza. Il diavolo certo è stronzo, però mamma mia, così è... è un filo esagerato. Già niente oggetti, poi niente punti esperienza. Madonna mia. Se ottieni niente punti esperienza dopo che hai ucciso una di quelle mani d'oro, quante bestemmie che tiri, mamma mia. Cioè uno si mette magari anche a cercarle le mani d'oro, ti metti a farmarle e poi ti arriva il diavolo, niente punti esperienza. Brava chi è Yukiko invece che ha fatto un critico all'ultimo. Così, 1, 2 e 3. Va bene, questo giro è andata molto meglio. Sopporta luce, buono. Piano successivo. Degli intrusi sconosciuti sono entrati nel livello 4F. Minaccia livello arancione, struttura principale bloccata, eliminare gli intrusi. Qual era il dungeon che era simile a questo? Un po' così scientifico, quello di Okumura. Ho avuto un attimo un vuoto e ho detto aspetta, qual è che era? Altra mano arcana. Vabbè. Questa mano arcana stanno un po' calando di qualità. Certo, è buono il fatto che continuiamo ad averle. Però io sono qua principalmente proprio per i soldi anche.
Che palle perderli. Sì, siamo qui anche per salvare Naoto, ovvio. Speriamo meglio queste mani arcane adesso. Allora, tentiamola. Beh, dai. Ben accetta questa. Bravo Teddy che sei salito di livello. L'area di ricerca si trova oltre questo punto. Entrata proibita ai combattenti. Fornì l'identificazione, prego. Ok, dobbiamo trovare Manodoro. Meno male che avevo evita incontri, che culo. Mi scoccia solo che i punti andranno a qualcun altro e non Izanagi, però a sto punto chi se ne frega, no? Becky Dolan! E abbiamo le bombe intelligenti, me le sono tenute proprio per momenti di questo tipo io. Bravo gioco. Allora, vi prego, fa che non ne scappi neanche una. Bomba intelligente, ne abbiamo tre, vai. Usiamole tutte. Non facevano 150? Mi ricordavo male. Vabbè, chi se ne frega. L'importante è che crepino, poi il resto è relativo. Ti prego, fa che non scappino, ti prego. Vai Teddy, ammazzale. Oh, che culo. Quanto ci guadagniamo? Ti prego. No. Piuttosto, ti giuro, fermo lo shuffle, ma non perderò metà dei punti esperienza, te lo puoi scordare. Va bene così, abbiamo concluso la mano arcana, ma mi va bene così. Più il 60% dei soldi, cioè, capiamoci. Succubo già ce l'abbiamo, quindi siamo a posto, vediamo. 57.000 yen e 22.000 punti esperienza. Anche Gabriel sale di livello e ottiene grazia divina. Grazie, tra l'altro. Anche Yosuke sale di livello, ma penso che a questo giro tutti saliranno di livello. Con 22.000 punti, cazzo. Ne avanzavano anche. Fuoco pesante a un nemico. Vai. E infine Teddy si ottiene Bufudain. No, gli manca ancora un livello. Brava Rise. 22.000 punti sono... Devo ricordarmi che abbiamo anche trono con concentrazione. Non che non l'abbiamo usato, però me lo devo ricordare. Che culo, un colpo critico ben piazzato proprio nel momento giusto. E soprattutto ritorniamo con le mani arcane. Speriamo di riprendere di nuovo la catena, dai. Niente, peccato. Fammi indovinare. No, ho sbagliato, peccato. Pensavo che questo fosse, diciamo, il boss da... Cosa sei? Un castello? Pensavo fosse il boss da battere. Credo che faccia tutti i tipi di mosse. Particolare. E rifletti gli attacchi fisici, aia. Debole al vento. Beh, allora è tutto tuo, vai. Perfetto, no? Mi chiedo se però l'assalto funzioni, visto che riflette. No, penso che l'assalto superi questi tipi di barriere. Contro alcuni nemici però mi ricordo che ha fatto tipo 4 di danno. Però vabbè dai, è andata bene. Allora, poca roba qui, Punti esperienza, così aumentiamo per tutti. Avrei dovuto prendere la forza, lo so. Ma... Cioè è andata bene comunque, siamo aumentati 3 statistiche invece che solo una, dai. Sono contento lo stesso. Il castello è particolare, però se è debole al vento è facile da abbattere. Quindi noi siamo totalmente a secco di SP. Altro giro di mano arcana anche qua. Perfetto, che culo. Questo è il dungeon più fortunato che abbiamo incontrato ad ora. Mamma mia. Che culo. Vai, 1, 2. Ti prego, cambiami anzi, meglio non rischiare. Resistenza tutta la vita, vai. Colpo sovverchiante. Vabbè, niente di eccezionale, ma meglio di nulla, no? Dovrebbe essere tipo danno medio. A tutti i nemici chance di panico. Dai, meglio di niente. È qui il nemico? No. Abbiamo trovato le scale. Vuoi vedere che dobbiamo tornare indietro qui dopo? In realtà credo che sia più semplice di quanto non sembri. Siccome adesso c'è l'allarme attivo, alcune porte sono semplicemente chiuse. Non c'è
probabilmente nulla. Qua siamo al quarto piano, nelle porte chiuse. Cioè, o meglio, non c'è nulla di importante. Ci puoi tornare più avanti quando avrai una chiave o l'allarme sarà interrotto. Gli intrusi verranno eliminati. Ripeto, gli intrusi verranno eliminati. Tieni l'aiuto. Però anche voi mandatelo l'aiuto, su. Non è che dovete solo chiedere. Oh, un leone buio. Carino. Resisti agli attacchi fisici? No, perfetto. Facile allora. Bravo, complimenti per quel critico improvviso. Bravissimo. Bello, bello, bello. Vediamo, qualcosa di buono? Speriamo in bene, dai. Dai. In realtà non è stata male. In realtà potevo uscire di peggio. Anche Teddy sale di livello. Livello 54, cazzo. Era al 49, si è salito già di 5 livelli. Vabbè che abbiamo ucciso tre mani dorate in una botta sola, per carità, però. Quindi ci sta anche che è aumentato di molto il livello. Vedo tanti puntini rossi qui, E c'è di nuovo il poliziotto, che è debole al fuoco. Questo veramente è il dungeon che ci sta dando più mani arcane. Ma perché tutti i nemici? Abbiamo forse la squadra in questo momento più combinazioni totali che ci hanno permesso anche di abbatterli subito. Quindi, allora, 1, 2, 3. Izanagi c'ha una resistenza veramente pazzesca, 61. Ed è partito, che livello era Izanagi quando l'abbiamo preso? Dall'1? Dal 5? Con il Pokémon? Lo starter? Cosa sei? È Zekrom questo! Ed è debole al fulmine, quindi... mamma mia! Peccato che Izanagi sia debole a livello di attacchi magici al momento. Però mi semplifichi la vita facilmente. Ti prego, fa che l'assalto l'ammazziamo. Se c'è anche Rise, allora è fattibilissima. Ottimo. Bello, questo mi è piaciuto. Questo mi è piaciuto di estetica, molto bello. Davvero figo. Speriamo. L'unico che non volevo che mi cambiasse. Vabbè, almeno abbiamo ottenuto le chiavi. Abbiamo ottenuto un sacco di chiavi qui, ma a livello di forzieri dorati ne ho trovati veramente pochi. Nah, vedi? Ho detto, magari quello è il forziere dorato. Oh, c'è un dado e il tizio incatenato, che è debole ai attacchi. Mi semplifichi la vita tu, allora. Ah, ma ce n'erano due, non l'avevo visto. Blocca gli attacchi fisici, Vediamo se è almeno la magia. Allora, quello assorbe il vento. Vediamo se il fuoco invece. Allora, mi sa che non hanno nessuna debolezza particolare. Sono deboli semplicemente tutte le magie, mentre lui assorbe tutto quanto. Tieni. Pure il critico addirittura. E come attacco magico, crepaci. Non penso che muore però con un aghi. Ah no, è andata bene. È andata bene, no? Peccato. Speravo di farlo in un altro modo, ma è andata bene lo stesso, dai. Allora, sì, dai. Continuiamo almeno la catena. Pochi punti esperienza, ma perlomeno otteniamo già un'altra persona nuova. Goccia dell'anima. Effettivamente un pochino di SP dovrei ricaricarli. Stavo pensando di andare dalla volpe. Fammi solo vedere una cosa, allora. Ora sono 53, 55, vabbè lei non conta, 54 e 52. Rimetterei in campo Cie e metterei anche Kanji al posto di Teddy. Però Yukiko è anche vero che se la portiamo dietro ci può fare da supporter. Quindi farei Cie al posto di Teddy. E dopo magari mettiamo al posto di Yosuke Kanji. Però facciamolo una volta arrivati alle scale. Beh, oddio, siamo a inizio piano. Potrei farlo già adesso, però vabbè. Lo facciamo dopo. Che tanto siamo appunto all'inizio. Una bilancia dorata. Perché ho il sentimento che sia resistente ai fisici? No, cioè resiste, ma non in maniera pesante. Quindi a posto. Già, mi spiace. Credo che questa bilancia in particolare sia luce e ombra, perché tutte le bilance che abbiamo incontrato erano sempre due elementi per volta. Quindi
fuoco, ghiaccio, vento elettrico, questo, luce e ombra, per forza. È oro e nero, quindi può essere quello. Buono, buono, buono questo giro. Allora, questo, questo e questo qua. Vediamo Rangda, come sei messa. Niente di eccezionale. Però questa, tra l'altro, in realtà è una buona persona da craftare, perché almeno in Persona 5 era così. Potevi mettergli tutte quante le resistenze. Vabbè, qua ho visto che resiste solo, anzi riflette solo gli attacchi fisici. Però una volta nel senso, eccolo di nuovo qua. Settato per bene, potevi renderla una persona buona per fare tutte quante le abilità, quindi concentrazione, carica, tutte quelle cose così. Vai. Rise? No, peccato. Vabbè, l'abbiamo uccisi lo stesso, siamo a posto. Questi qua, grandi, grossi, cattivi, con le braccia a mazza, li tiriamo giù con un fulmine così. Niente di buono, però. Vero anche che potrei prima cambiare il gruppo. Madonna mia, quanti homunculus che stiamo trovando. Abbiamo anche le melanzane, poi. Dicevo, potremmo anche cambiare prima il gruppo e poi utilizzare il servizio della volpe solo per curare noi. Potremmo cambiare tutto quanto il gruppo, quindi mettere C e Kanji, e loro non devono ricaricare gli SP, così risparmiamo un pochino. Vediamo se questi sono deboli agli attacchi fisici. Per il cazzo proprio. Per un attimo ci ho sperato di averlo azzeccato subito, che era il vento che li abbatteva. Vediamo il fuoco. Ghiaccio? Ovviamente. Chissà perché lo immaginavo. Bene. Però niente mano arcana. Va bene, allora, proseguiamo. Degli intrusi sconosciuti sono entrati nel livello meno 6F. Eliminare gli intrusi. Eh già, allora, comunque. Richiesta d'aiuto, gomma. Torniamo all'entrata. Facciamo giusto un check up dai nostri amiconi. Ancora? Dai Margaret, ormai l'abbiamo capito che sei tu, su. C'è qualcosa di diverso, non c'è traccia di Marie, c'è un altro foglio per terra, esatto. Piero Tachiro. Hey you. Minikui kamen o itsuma de tsukete no? Hazusu yuki ga nai dake. Ma non l'avevamo già letta questa qui? Usupperai shoutai o miepari de koto shite. Atashi ga wana ni kakaru no o matteru n de sho? Si parla palesemente con Margaret qui, eh. Onikusama, damasareru hodo baka ja nai no yo. Kokkei na egi wa mou yame nasai. Soshitara atashi mo odotte ageru. Odoru aho ni miru aho yo. Penso ce l'abbia palesemente con Margaret. Deve essere un'altra delle poesie di Marie. Ah! Nonno! Ehi tu, come ti viene in mente di leggere quella roba? Ti ho chiesto di non farlo. Razza di scemo, questo non significa niente. Io non ballo per nessuno. Perché non vai a ballare tu piuttosto, sull'orlo di un precipizio e dove ti pare? Per un fugace istante la sensazione di aver visto Margaret sorridere. E comunque ti detesto, stupido pagliaccio. Non leggere le mie cose. Marie torna a sedersi. Poverina. Siamo fidanzati, dovresti stare un po' più tranquilla. Sembra che tu abbia completato più della metà delle tue affinità sociali. Sono molto felice per te. Bene allora, prendi questo. Il tuo impegno nelle affinità sociali diventerà l'impegno nei confronti del tuo mondo. Non vedo l'ora di conoscere il tuo mondo. Mazza di metallo. Grazie. A quante richieste di aiuto siamo? 258, la madonna. Voglio arrivare a 1000, ti giuro. Voglio arrivare a 1000. Comunque, Grimorio, registriamo le persone. Vediamo se possiamo fare qualcosa di nuovo. Lean Sealed Infusione. Non credo neanche di averla. Livello 57, possiamo fare Suki. Debole al fuoco, assorbe il ghiaccio e riflette il fulmine. Beh, oddio, non è male. 49 di magia e 42 di forza. Meglio di tutto quello che abbiamo fino adesso qui. Ed è della luna. Shiki oggi invece è questo qui. Ah, questo è bello. Debole solo al vento ma nullo fuoco e ghiaccio. Buono, buono, buono. 50 di attacco, addirittura più forte di Kinky.
però è meno resistente, però è più agile. Beh, oddio, Kinky per il momento è buono. Qualcuno dei miei aveva mica resisti al vento? Ah, eccolo, schiva il vento, perfetto. Però non voglio dare via Raphael, cavolo. Potrei dare via Gabriel. Quello sì. Vediamo cosa facciamo. Mettiamogli ovviamente carica. Schivare il vento. Discepolo sagace già ce l'ha. Pugno gargantuesco. Pioggia di frecce. E assalto ignobile. Sono Shiki Oji. Lo scopo della mia vita è proteggere la tua. Beh, ci credo. Con tutto quello che mi sei costato. Allora, discepolo sagace al posto di questo qui. Crescita 2... Non è la migliore delle abilità che potrei scegliere, ma potrebbe esserci utile magari a passarla a qualcun altro. Annulla attacchi fisici però. Attenzione. Attenzione, sì, quello lo voglio. Eccolo. Oh no. Facciamo sui chi con, vediamo, sì, esatto, volevo fare proprio loro tre, perché ce le liberiamo e soprattutto lui c'ha concentrazione, anche se non sembra che sia una persona d'attacco magico. Beh, in realtà penso sia una persona da tutti e due, quindi vai. Per fortuna a questi giri, non, che sono persone che mi servono, errori di fusione non ne stanno uscendo, però davvero non ne è uscita ancora una. Non me ne è uscita ancora una di errore di fusione. Il che è strano. Ah, Seth, Dio mio, questo lo voglio. E grazie a lui se abbiamo vinto Persona 5 Strikers. Cosa sei tu? Che schifo. Brutto ma bello a modo suo. Direi che per il momento siamo a posto. Ci mancano solo due persone per fare Yoshitsune. Ci manca Ashiman e Masakado. Certo, anche il livello ci manca, però dico, torniamo indietro. Allora, come ho detto, cambiamo lo squadra. Chie al posto di Teddy e Kanji al posto di Yosuke. Yosuke però mi serve, sai? Perché non ho elementi di vento forti, quindi facciamo al posto di Teddy e al posto di Yukiko, Kanji. Yukiko poi la rimettiamo probabilmente contro il boss, perché almeno abbiamo una che ci cura eventualmente, quindi dopo la rimettiamo. Carina! Oddio, quel mini Yukat è bellissimo! Debole al fuoco, Mannaggia, ho appena tolto Yukiko. Beh, oddio, per essere un'abilità di livello base, 123 non è neanche terribile. Certo, sì, è debole, però... Perché? Perché, Teddy? Va bene così, per carità, però... Ah, Gesù. Ah, va bene, va bene. Chiudi la mano. Ah, vedi? Alla fine la morte è apparsa. In realtà non è neanche terribile come carta, ti dirò. Metti caso, ottieni le mani d'oro, il moltiplicatore di esperienza, ma devi per forza prendere un'altra carta e c'hai niente punti esperienza. Piuttosto prendi questa, chiudi la mano e fine. Buona, 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 buona. Grazie alla vecchia, resiste agli attacchi fisici. Benissimo. Qui in questa zona io dovrò probabilmente farmare un bel po' di carte esperienza, perché se hanno tutte carte esperienza di questo tipo, dove ti danno le resistenze... Ti danno le resistenze, dicevo, e simili. Metti caso che ti trovi... Ok. La resistenza al vento, che al momento a noi ci serve, potrebbe essere utile. Di nuovo, vai di fulmine. Bene, bravo Kanji. Mano arcana, cosa ne esce fuori? Punti esperienza e metà punti esperienza. Mi sa che essendo usciti dal dungeon e rientrati, la nostra fortuna si è resettata. Magia aumentata e agilità aumentata. Kanji pure sale di livello, bravissimo. Boss? No, strano ma vero no. Bravi tutti. Dai, datemi una bella mano arcana questo giro. Datemi una bella catena. Meno male che Rise ci aumenta l'attacco ogni tanto. Allora. Metà denaro, carta abilità e chiave. Peccato per i soldi, perché cioè, li avrei accettati volentieri. Però, come ho detto, siamo anche qui
proprio per quello. Buongiorno, golem di pietra armato di spada debole al fulmine, che probabilmente resisterà alla Madonna agli attacchi fisici, però va bene. Vediamo. Vabbè che avevo usato un'abilità di livello basso, per carità, però mi aspettavo un pochino di più di danno. No, penso che l'abbiamo ucciso, vediamo. E invece, ovviamente resistono agli attacchi fisici, la cosa non mi sorprende minimamente, però vabbè. Avrei dovuto usare l'attacco di fulmine. Sono andato avanti a colpirli, non ci ho pensato più. Vedo tante stelline però. Vedo tante stelline. Allora, tessera ricercatori. Ah, finalmente. Questo vuol dire che con il tesserino possiamo avanzare nelle varie zone, compresa quella del quarto piano. Mi chiedo se ci sia qualcosa che dobbiamo andare a prendere in quel piano però a questo punto. Bravo Kanji però. Pressa atomica. Bel colpo. Complimenti. Bravissimo amico Kanji. Vediamo. Cosa mi dai di mano arcana? Qualcosa di buono? Oddio. Però punti esperienza ci stanno, dai. Brava Chie che sale di livello. Oh, ma guarda. L'area oltre questo punto è riservata. Entrata proibita ai combattenti e ricercatori. Forni identificazione, prego. La porta non si apre con la tessera ricercatori. Perché dice ricercatori e combattenti. Vuoi vedere che devo davvero tornare al quarto livello per probabilmente usare questa chiave e appunto per probabilmente cercare un tesserino di livello superiore? Sinceramente spererei di no. E vai, qualcuno che ci aiuta. Vediamo questa mano arcana cosa ne esce. Proviamo nuove carte. Vediamo se ci esce qualcosa di meglio. Oddio, recupero HP per il 60%. Dai, al momento come siamo messi è meglio recuperarli. Bravo Yosuke che sale di livello. Anche Kanji, non male. 49 di attacco, mica male. Per un companion poi, adesso come adesso, ci sta. Manodoro. Mi spiace, sei ferma. Che tra l'altro... ah no, ok. Mamma mia, oggi è Pasqua. Eccoci di nuovo al quarto livello. Dove sarà la stanza di prima? Bella domanda, visto che il piano è appena cambiato, dobbiamo solo girare. Bellissima mano arcana appena ottenuta, vediamo. Allora, sarebbe 3 più 1, 4, sai che forse ce la facciamo, vediamo. Ti prego, cambiami quella giusta. Sì. Va bene, non importa, va bene così. A questo giro ci sto di non aver preso punti esperienza. Fossero state le mani d'oro, ti avrei detto fottiti. Non l'avrei mai accettata la cosa, però. Però davvero, forzieri dorati a questo giro ne abbiamo trovati veramente molti pochi. Abbiamo ricevuto molte mani arcane, infatti adesso ci va ancora di culo. Però forzieri dorati a questo giro pochi. Le chiavi le stavo tenendo proprio per il prossimo dungeon, che in teoria era questo, quindi livello, dai. Aumentiamo più statistiche che invece che solo una. Anche perché Izanagi, essendo teoricamente così indietro, aumentando di livello ha più possibilità di appunto ottenere più punti su più cose. Certo, aumentare una sola, ecco appunto, sicuramente è un vantaggio, perché se ci serve quella determinata statistica almeno l'aumentiamo. Però essendo così indietro può aumentare più cose tutte assieme. Ecco qua, vediamo. Una bella mano arcana, dai. Sì, però poteva essere un attimo meglio. Ma l'accetto. Benissimo. 63 di resistenza. E Arti Akazaski, quello lì che non mi ricordo come cazzo si pronuncia, ma se non ricordo male, esatto, danno pesante a tutti i nemici due volte. Cazzo. Arti Akashike, o Akashik, boh, non so come si pronuncia, era l'abilità che aveva Athena. Che poi, vabbè, in realtà si è evoluta da un attacco pesante a un altro, per carità, però mi sa che forse fa un
po' più danno questo. Voglio vederla in azione. Ah, gli unici che resistono agli attacchi fisici abbiamo trovato, va bene. Sono contento perché almeno, di nuovo, mano arcana. Metti che abbiamo culo, cambia abilità. Ce la trasforma in un danno grave. Sarebbe buono, sarebbe buono avere già un'abilità così forte. Purtroppo le abilità fisiche ti mangiano via gli HP e... Per carità. Però, allora, uno, due, cambio. Ci ho sperato apparisse di nuovo cambia abilità, Però perlomeno, come ho appena finito di dire, Mizanagi si becca un sacco di statistiche. Certo che tutta quella resistenza, mamma mia. Effettivamente il primo dungeon, quello di Yukiko, la maggior parte delle carte abilità che trovavo era fortuna, agilità e resistenza. Devo dire che non mi posso lamentare. Fammi indovinare, ecco, lo sapevo. Volevo però controllare una cosa fra le carte che abbiamo. Ecco, esatto. C'è qualcosa di... no, di magico purtroppo no. Volevo vedere se fra gli attacchi magici avevamo un attacco di fuoco, di ghiaccio, di qualsiasi tipo più forte rispetto a quello base, però vabbè. Oh, Mazinga. Intruso rivelato nell'area di ricerca, procedere all'eliminazione. È un Gundam. Ovviamente. È immune all'oscurità. Come se tanto poi avessimo degli attacchi oscuri noi. Ultima risorsa, carica e varagia. Ultima risorsa, tra l'altro, credo sia l'esplosione, sai? Credo si faccia saltare in aria lo stronzo. Riduciamo la difesa. Sperando che... Potevi però almeno rivelarmi la debolezza, ma forse non ne ha neanche una, sai? Proviamo ad aumentare. Credo di aver appena fatto una cazzata. Credo di aver appena realizzato, stupidamente, che la chance di critico... aumenta anche ai nemici. Allora, intanto vediamo Arti Akashic cosa fa. Ah, è questo, quell'attacco qua, ora me lo ricordo. Comunque, che poi non è vero, c'è scritto degli alleati, ma io ho visto che ha aumentato anche lui, o sbaglio, scusa? Sai che forse no, forse non è vero. Vabbè, proviamo col ghiaccio, ma penso che non sia debole a nulla. Semplicemente. Già. Aia. Questo è veramente stronzo. Metto un attimo in campo lui, che resiste agli attacchi fisici. Vado sugli oggetti. Non ho un oggetto che cura tutti quanti. Ho una catena di perline, ma non vorrei sprecarla, però... Mi sa che mi tocca, A questo giro mi ha scocciato usare questo oggetto. Mi ha veramente scocciato. Niente, l'unica cosa che possiamo fare è cercare di tirarlo giù il prima possibile. Questo qua è resistente, purtroppo. Ha un bel po' di resistenza. Il problema è che quella cazzo di attacco lì c'ha un sacco di probabilità di critico, e il che non va bene. Il che non va bene per nulla. Usiamo concentrazione. Ecco fatto. E uno di questi due, macchia nera. Ah, ma vedi che ce l'aveva anche lui allora, il critico alzato. È stata colpa mia, quindi. Proviamo con Megidolan, sperando di fare qualcosa. Un po' bassino, Un po' bassino. Vai, Cie, riprenditi. Ecco fatto.
Sì, caricati quanto vuoi, scemo. Adesso ti spacco la faccia. Ecco qua. A questo giro, purtroppo, avrei dovuto portare io una persona che curava tutti. E eventualmente Yukiko. Vai di nuovo con lui e di nuovo con concentrazione. Purtroppo utilizzare carica su Cie a questo giro ci è inutile. Perché lo stronzo resiste a tutti i tipi di elementi. Fisico, magico, ha un sacco di resistenza insomma. Il punto è quell'ultima risorsa che mi preoccupa. Che probabilmente si farà saltare in aria quando sarà vicino alla fine. Il che ho paura che sarà inaspettato. Dovremmo difenderci ovviamente. Certo. Vai Kanji che sei ancora caricato. Buono, bravo. Meno male che ci siamo concentrati noi intanto. Vai Raphael. E Megidolan. Kaboom. È rilento perché c'ha un sacco di difesa, un sacco di vita. Ovviamente. Sai che questo secondo me si fa saltare in aria con la carica, il che vorrà dire un sacco di danno, veramente. Allora, di nuovo, sui chi che c'hai più resistenza degli altri. Concentrazione, sì. Ho paura che qua, a questo giro, qualcuno ci muore. Vai, 200 HP a tutti quanti. Li stavo tenendo un po' da parte, però se questo davvero adesso si fa saltare in aria, siamo in pericolo comunque, quindi 100 SP a noi. Tu sei già carico, Kanji? Sai che mi sa di sì? Credo, spero. Vai, fiumana di colpi. Non mi ricordo più. Quanto puoi essere stronzo, madonna mia. Allora, fammi vedere una cosa. Ah, e se lo era, comunque è andata a fanculo. Abilità, Megidolan. Kaboom. Questo si sta per far saltare in aria, sicuro. Di sicuro. Ecco, appunto. Allora, oggetti. Kit medico. Questo si fa saltare in aria di sicuro. Di sicuro. Concentriamoci, sempre nella speranza che non si faccia saltare in aria adesso. Ti prego, fa che non salti in aria adesso. Perché il fatto che si sta attendendo mi preoccupa. Ecco qua, tutti sono curati, ancora attesa, quindi sì, sicuramente almeno al prossimo giro si fa saltare in aria, di sicuro. Bravissimo Kanji, ti prego, fa che muoia. Abilità, Megidolan. Prego. Dai, muori, stronzo. Oh, è andata, per fortuna. Perché già stavo pensando, se si fa saltare in aria, l'unica cosa che faccio è metto lo specchio fisico a noi. Perché se moriamo noi è un problema, se muoiono gli altri, no. Sì, ce l'hai fatta, senpai. Oh, wow. Questo, beh, è stato bello resistente. Ma mi sembra che dallo scorso dungeon tutte le boss fight sono diventate un po' più resistenti.